Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Pokémon Quest. Allora, ragazzi, ci siamo. Se io vado qui nell'isola Cubetti, ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo sconfitto il boss Gyarados che era qui. Quindi adesso, come ho detto, ci siamo. Boss finale. 17.500, noi abbiamo 14.600, infatti non so se oggi riusciremo a sconfiggerlo, ma ci proveremo, anche perché probabilmente siamo anche un pochettino più scarsi rispetto a prima, perché ho cambiato il mio Dragonite. Infatti non ho più il Dragonite di prima con extra rapido, ma ho un Dragonite che ha due mosse, quindi è un pochettino migliore per quanto riguarda le mosse, ma è ancora a un livello più basso, al 63. Ho fatto lo sparring con il vecchio Dragonite per farlo salire di più livelli possibili. Ovviamente prima l'avevo allenato senza sparring e adesso direi che è migliore di quello precedente, ma allo stesso tempo ancora deve migliorare un po'. Quindi Dragofuria, che come mossa vi ho detto, forse già ve l'ho detto nella scorsa puntata, ha un attacco superiore extra rapido, quindi è un po' meglio. E poi ha agilità, che comunque ci può stare. Magari riesco a cambiargli il moveset nelle prossime puntate, non lo so. Però siccome voi mi chiedete sempre di portarvi appunto Pokémon Quest, non volevo far passare troppo tempo dall'ultimo appuntamento, anche perché ho un bel po' di cose da farvi vedere, perché la lista degli shiny non finisce mai. Allora, ve li faccio vedere praticamente a uno. Il primo è questo Sidra, eccolo qui, vedete che bello questo shiny. Poi abbiamo Growlithe, eccolo qui, che potrei anche far evolvere in Arcanine, però non ha un buon moveset, ha solo una mossa. Poi, che cosa abbiamo? Lui no, abbiamo il Dodrio, che conoscete bene, verde. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo un nuovissimo Tentacruel, che voi non avevate visto perché addirittura l'ho trovato, avete presente, nella base, che in alto spuntano ogni tanto i Pokémon. Ecco, è spuntato Shiny, così, nemmeno dal pentolone, è spuntato da solo Shiny. Poi, che cosa c'è oltre a lui? Ce n'è ancora altri, perché abbiamo ovviamente il Clefairy che già conoscete, questo qui. E inoltre, signori, l'ultimo arrivato, la new entry, magari qualcuno di voi l'ha già capito, perché altrimenti mi avreste detto perché non l'hai usato nello sparring col tuo Onix? Onix Shiny, signori. Onix Shiny. Guardate qui la differenza con l'Onix normale. Onix Shiny, Shiny. È un po'... è un po' col muschio. Sì, dai, diciamo che se sono delle rocce, attorno c'è del muschio perché è verdino. Comunque, questo Onix non è niente male, nel senso, ha due mosse. Quindi comunque si può sistemare il moveset, vedete? Ha anche uno slot multiuso, ottimo. Però è un livello basso e le mosse non sono niente di che, perché ad esempio ha Boato e Terra Tempesta. Quindi per adesso non lo voglio utilizzare, magari poi in futuro. Perché già per allenare questo Dragonite ci ho messo un sacco. Quindi lasciamo le cose come stanno per adesso. Ok, direi che possiamo andare. Direi che possiamo andare, anche perché abbiamo nella base, ne mancano pochi per poter sbloccare questo pentolone. Il bonus esplorazione già l'ho fatto, abbiamo 4 su 5, possiamo farci qualche partitina. Direi che proviamo a sconfiggere questo boss, in caso se non ci riusciamo è un episodio dove vi mostro gli shiny e facciamo un po' di allenamento. Proviamoci, signori, non c'è nemmeno il bonus del tipo. Vamos, 17.500 contro 14.000, io sono folle a fare queste cose, però va bene. Ok, via all'esplorazione. Non c'è musica, loro sono più veloci, quindi sono più avanti. È Mewtwo, signori, è Mewtwo! Devo ringraziarti, essere umano. Per merito tuo, ora sono libero da questi odiosi vincoli. Sono stato rinchiuso qui per troppo tempo. Ho bisogno di un po' di riscaldamento per tornare in forma. Va bene, ma se mi vuoi ringraziare, diventa mio amico, non lottare contro di me. E tu mi aiuterai. Non mi sembra molto intenzionato ad essere mio amico. Comunque, iniziamo con... Palla ombra che missiamo, ok. E vabbè, ma così non gli ho fatto niente per ora. Allora, sono curioso delle sue mosse d'attacco, che per adesso... Ecco, adesso le sta facendo. Ok, facciamo agilità. Vai, boom. Ok... Dragofuria. Secondo me ha delle mosse offensive che ancora non ci sta mostrando. Solo che non sto riuscendo a colpirlo con Alakazam per adesso. Non sto riuscendo a colpirlo con palla ombra, che mi serve per diminuirgli la difesa. L'ho diminuita io adesso a lui la difesa. Sì, è proprio quello che volevo. Mi ha buttato giù in un colpo Alakazam. Ma dai.
Allora, dobbiamo stare sempre attenti appena mi carica qualche mossa particolare. Via! Via, 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 via! Boom! Ma mi ha buttato giù tutti! Ma dai! Ma non è giusto, non vale! Via, via, vattene, 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 Onyx! Vattene, Onyx! Vattene! Vattene! Sì, c'è una Kazam! Pigliolo! Dai, non mi fare più quell'attacco! Non mi fare più quell'attacco! No! Via, vattene! Vattene! No! No! Ok! Vai, colpiscilo! No! Ma non aveva tantissima vita comunque. Allora, per metà della lotta, diciamo che lui si è un po' trattenuto. E quest'ultima mossa qui che è bestiale. È bestialissima, non piglio nemmeno un ingrediente. È pazzesca. È davvero pazzesca questa mossa. Allora, che cosa posso fare? Forse devo fare agilità quasi a metà della sua vita, in modo tale che la seconda metà, quando lui è molto più forte, io sono veloce. So che non è il massimo utilizzare agilità, lo so benissimo. Ve l'ho detto, l'ho cambiato da poco quel Dragonite, quindi lo so, perché poi magari qua sotto nei commenti: ah, ma che moveset hai, fa schifo. Lo so, ma è quello che passa in convento in questo momento. Ok. Ok, adesso ci incontriamo di nuovo. Bene, iniziamo. Ok, ci incontriamo di nuovo. Poi non l'ho colpito mai con tutte le... Facciamo così, facciamolo sia adesso che dopo, come avevo detto io prima. No. Ok. Forse sono riuscito a evitare questa mossa. Via. Aia, mi sa che mi ha fatto abbastanza male. Ok, nemmeno troppo. Via. Ok, per adesso forse non dovrei nemmeno scappare troppo da lui, perché non fa tanto male. A meno di Alakazam, che sta morendo praticamente. Via. Prendilo con palla ombra. È la nostra unica speranza. Già mi ha buttato giù Dragonite. No, 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 non dovete infilarvi là dentro in quell'angolo, altrimenti è la fine. È la fine se vi infilate là dentro. Ok. Via, via, via. No, Alakazam non ce la fa mai. Non ce la potrà mai fare. Non dovete mai, mai andare in un angolino. No, no. Oh mio Dio, che devasto che mi ha fatto. No, la prima volta è andata molto meglio. Questa volta proprio un devasto incredibile. Recupera 10 e non c'era niente. Perché dovrei recuperare il niente? Ragazzi, mi sa che questa è davvero difficile. E beh, è il boss finale, quindi sì, ci sta. Ho detto, dai, l'altra volta il boss era molto più forte di noi, ma ce l'abbiamo fatta, quindi magari anche col boss finale ci riusciamo. No, no, proprio no. Vediamo che abbiamo beccato un bel macho. Chissà se è Shiny in diretta con voi, no. Non è Shiny. Ok. Allora, facciamo così. Facciamo... uno che va bene così, così, così. No. No. Via, tu via. Questo qui dovrebbe essere, se non sbaglio, per i tipi psico. Se non ricordo male. Così miglioriamo un pochettino Alakazam. Alakazam! E andiamo di nuovo da Mewtwo, signori. Andiamo di nuovo da Mewtwo. Ho deciso che oggi le devo prendere. Ok. Lui volevo anche togliere Rocciatomba per rafforzatore, però ho provato tipo 5-6 volte a farlo. Niente, niente, niente. Iniziamo con agilità. Hai paura, della mia agilità? Hai paura, Mewtwo? Lo so che hai paura della mia agilità. Sono troppo bravo con agilità. Ok. Andiamo ancora di palla ombra. Vai con palla ombra, bravissimo. No, si è spostato alla fine. Dovevi fare agilità un attimo prima di morire. Ah. Vai con palla ombra. E dai, ma la difesa gliela puoi anche diminuire una volta ogni tanto. No, recupera la Kazam, recupera. Ok, gli ha diminuito la difesa. Boom. Dove sei tu? Vai. No, via. Vabbè, vabbè.
Vabbè, pure lui. Sì, tutti quanti. Quello l'ha missato. Quell'altro si fa colpire. Nemmeno il tempo. Questo è morto. Perfetto. Bravi, miei Pokémon. Bravi, bravissimi. Ma dai. Ah, abbandona. Abbandono, ho detto. Abbiamo l'ultimo. Abbiamo l'ultima. Non so se farla di nuovo o se ripiegare con la coda fra le gambe qui davanti al Gyarados. Che poi magari perdo anche col Gyarados. E allora dico, vabbè, ciaone. Dai, proviamo. Proviamo col Gyarados, così magari aumentiamo un pochettino il nostro livello. Chi lo sa se riusciamo a vincere. Ah, un po' più calmi qui. Beccatevi questa. Sono abbastanza seccato per quel Mewtwo che è troppo forte. Ma ci dovrò riuscire nel prossimo episodio, signori. Nel prossimo episodio mi impegnerò al massimo per riuscirci. Ce la faremo. Ce la faremo. Fosse in questo anno o nel prossimo, ma avremo un livello abbastanza alto da farcela. Se volete consigliarmi qualche tattica, fate pure. Sono ovviamente disposto ad ascoltarvi tutti quanti. Vai con Drago. E vabbè, e mi hanno abbassato tutte le difese. Se volete battermi pure voi, non ho capito. Vi aggiungete alla lista. Via così, mamma mia, quella palla ombra, quanto mi piace. Ma togliti, Kingla. Ma mi hanno tolto Dragonite, ma seriamente, ma siete degli scarzoni. Siete degli scarzoni. Guardalo quel Dragonite. Ma come ti permetti a perdere? Tiè, becca di questo. Onix arriva con la sua lentezza. Niente, la mia squadra mi ha deluso. Mi ha diluso quest'oggi. Sì, bravo Dragonite. Adesso si è risvegliato. Oh, bravi. Finalmente una cosa buona avete fatta. Ora, questi sono degli avversari degni per voi. Dei Magikarp. Tiè, becca di questa. Che poi ormai Psicoraggio non lo uso quasi più perché è troppo più forte palla ombra. Prepariamoci allo scontro contro il Gyarados, che comunque, ragazzi, non è assolutamente semplice, ve lo ricordo. Prima che poi magari perdo, almeno io mi preparo. Via, yeah, lo evito con agilità. E poi si attacca. Vai così. Vai ancora, di agilità. Così appena arriviamo da Gyarados abbiamo tutta la velocità al massimo. E andiamo. Eccolo lì, Gyarados. E poi ha un iperraggio che... Ve lo ricordate l'iperraggio di Gyarados? Vai. Se gli diminuisci magari la cosa. Ok. Se gli diminuisci la difesa mi fai un favore. Ok, vai. Vai, attaccate tutti. Via. Ok. Vai. No. No. No, sono rimasto solamente con Dragonite che... Cioè, vabbè, c'è anche la Kazami in realtà, ma il mio tank è proprio l'unico che doveva rimanere in vita. Per sempre, forever. Infatti. La Kazam, senti, ti fai una passeggiatina da un'altra parte? Non so, te lo consiglio. Non ti mettere nell'angolo, non ti mettere nell'angolo, non ti mettere nell'angolo, non ti mettere nell'angolo. Guardate quanta vita aveva Onix che... Cioè quanto poco tempo mancava Onix per recuperare. Non ci posso credere. Non ci posso credere. La mia squadra mi ha deluso. La mia squadra mi ha deluso tantissimo. Ragazzi, ho un'altra possibilità per redimermi. Ho un'altra possibilità, signori. Allora, se lo devo redimermi non lo faccio col Mewtwo. Gyarados. Gyarados, almeno tu. E Alakazam, ti prego, non andare nell'angolo quando devi scappare, perché altrimenti sei un folle. Nelle descrizioni del Pokédex dicevano che eri molto intelligente, ma non mi pare. Non mi pare, mi sa che hai failato in una maniera incredibile. Ma guarda quel Dragonite che deve perdere anche con Seeking. Oh. Via, tutti quanti. Fallo un Drago Furia. Ok. No, no, Dragonite, ma dai, ma... Ma dai, Dragonite, ma smettila di morire. Ma smettila.
Che rabbia questo Dragonite. Cioè, non è che è la prima volta che lo utilizzo, ma non moriva così facilmente in questo livello del Gyarados. Mannaggia. Ah, che fastidio. Questa squadra mi sta dando troppo fastidio oggi. Siete scarsi, ok? Siete scarzoni. Ok. Ora c'è tutta la difesa abbassata. Vai. Oh. Toglietevelo di mezzo quello. Ok, ci dovrebbero essere gli starmi. Ok. Perfetto. Dragonite frizzato. Perfetto. Ottimo. Dragonite proprio man of the match oggi, devo dire. Senza di lui non so come avremmo fatto a perdere. Ok. Dai, adesso ci dovrebbero essere solamente i Magikarp o a volte i Dratini. Magikarp, ok. Dai, facciamo così. Così recuperiamo un po' di vita. Come potete vedere, ogni volta comunque che colpisco qualcuno si recupera la vita, quindi fanno bene esserci questi Magikarp. Mi permettono di recuperare la vita. Ok. Signori. Signori, concentratevi adesso. C'è l'ultimo Magikarp e poi c'è il Gyarados. Concentratevi, mi raccomando. Mi raccomando. Ok. Aiuto. Vai. Fai anche Drago Furia. Fai anche questo. Via. Pronti per scappare? Via. Secondo me ora attacca. Lo sapevo. Però mi ha preso lo stesso anche se sono scappato. Attacca, attacca. No, c'è la Kazam che ha pochissima vita. Deve recuperare. Ok. Sì, sì, colpisci solo lui. Perfetto, va bene. Va bene. Dai, 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 dai. Vai ancora. Via, via, vattene, 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 vattene. Ok, ha resistito. Vattene ancora. Vattene ancora. Ok, resisti. Deve ritornare qualcuno. Ok. Vai, vai. L'ultimo colpo. L'ultimo colpo. Sì. 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 Ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio. Quanto è stato difficile vincere anche un livello che avevo già vinto. Abbiamo beccato anche il coso tutto colorato rainbow. Allora, nella prossima puntata io direi che potremmo risfidare questo Mewtwo, ovviamente perché ci manca solamente lui, e iniziare a provare a utilizzare questi blocchi tutti colorati per cercare di avere qualche Pokémon raro, molto raro o leggendario. Magari penso che ci sia il trio degli uccelli leggendari di Kanto. Quindi, non lo so, in realtà dopo questo livello del Mewtwo dovrebbero, se non ho capito male, comparire altri livelli dopo la storia dove si possono farmare un sacco di conchiglie, tutte quelle arcobaleno, e sono quelle molto molto importanti. Quindi in realtà non so se utilizzare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti un qualsiasi consiglio, sia per battere Mewtwo, magari se voi l'avete battuto o come l'avete battuto, in modo tale che io vi scopiazzo un pochettino. E in più fatemi sapere se appunto mi conviene aspettare e tenermi questi blocchi tutti colorati fin quando non avrò anche le conchiglie. Forse farò così. Quindi ragazzi, io direi che per l'appuntamento di oggi è tutto. Spero vi sia piaciuto. Spero vi sia piaciuto il mio rage quit quasi contro questo Mewtwo. E quasi quasi, anzi, anche contro il Gyarados, perché la prima volta mi aveva lasciato senza parole. Quindi noi ci vediamo alla prossima. Io cercherò in tutti i modi di cercare appunto di battere. Cercherò di cercare, vedete quanto sono in forma quest'oggi, di battere Mewtwo. Quindi mi raccomando, non perdetevi il prossimo appuntamento. Iscrivetevi al canale, campanellina, commenti qua sotto, hashtag GDDG che non c'è, però gliela mettete voi, iscrivetevi, tutte le cose che già ho detto. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.